premesso questo inizio da bambino, perché avevo 8-9 anni, 8 anni, in cui scopri un mondo nuovo, ti rendi conto che lì c'è un cuore che pulsa. Cioè ti rendi conto che la prima cosa che fai quando torni da scuola, quando hai smesso di andare a Fioretto, che era un po' il mondo dei bambini degli anni 60. Io parlando di questa cosa parlo un po' e ti riporto in quel mondo per me fatato di quegli anni in cui c'erano ancora tanti valori, in cui tu passando vicino ad una casa, per strada, sentivi le mamme che cantavano, sentivi le ragazze che cantavano, ma non cantavano così, cantavano a squarciagola, cantavano le canzoni del Cantagiro, del Festival Bar, le canzoni che sentivano per televisione, e cioè entravi in un mondo fatato, quelli degli anni 60, in cui la gente stava bene, aveva poco ma stava bene, sorrideva, era felice, aveva voglia di comunicare con gli altri, si usciva, non c'erano i telefonini, cazzo. La gente parlava, fra di loro parlavano, si comunicavano, si comunicava di tutto, c'erano le emozioni, si piangeva, si rideva, si ballava, si andava a vedere nei bar vicino casa la televisione. Stupendo. E avevamo i jukebox. Wow. 100 lire, tre canzoni. Io non potrei mai dimenticare questo mondo per me fatato, ed è stato il mondo che poi sempre di più, giorno dopo giorno, scavava dentro di me e mi faceva dire: io ho bisogno di musica, voglio sapere l'ultima novità che è uscita. Finché poi gli anni passano, a 13 anni scatta la vera scintilla. Qual è stata? Il professore di applicazioni tecniche, adesso magari nelle scuole attuali magari ha un altro nome, però allora in terza media c'era il professore di applicazioni tecniche che ti spiegava tutti i trucchi dell'elettronica, dell'elettricità, come funzionava la corrente, eccetera eccetera eccetera. E un giorno, arrivando poi nelle cose più avanzate capirai, ci spiegava come aumentare la potenza ad un'antenna ad onde medie. Io sono incantata da ascoltare. Dai, è meraviglioso, perché è meraviglioso. Sono poi... Ti sei costruito un'antenna. Sì, aspetta. Allora, un giorno lui mi dice che se io voglio ricevere un segnale, perché io gli dico: senta, ma se io voglio sentire delle radio che sono più lontane, e lui mi dice: devi fare l'antenna a onde medie più grande, molto più grande di quella che hai, perché non basta il filo che viene fuori dalla radio, ti ricordi? Sì. Che le radio avevano un filo, quella era l'antenna. Sì. Bisogna praticamente costruire, fammi respirare come mi hai insegnato tu, che allora rallento il ritmo della voce, sembra che non sia ansiogeno e torno. Si sta riferendo a un workshop di public speaking. Sì, che è molto importante, è molto bello. Caspita, sei importante. Allora, cosa succede? Lui mi spiega questa cosa qua, io devo farmi praticamente un'antenna almeno grande un metro e mezzo. E io torno a casa impazzito per questa cosa, perché volevo sentire le radio, non le radioline che sentivo, ma quelle più distanti, quelle lontane, perché sentivo delle canzoni di sera, di notte, meravigliose. E io qua non le trovavo, non riuscivo tipo, a capire. Fammi un esempio. Tipo, ti posso dire, vediamo un po'. Senti, c'era un disc jockey che poi è stato uno dei miei preferiti. Non ricordo adesso il nome, ma è un disc jockey mitico americano che trasmetteva nelle radio americane, qualche volta veniva ripetuto nelle radio inglesi e parlava con una voce così: "All right now baby, you wanna come right here? I have a great baby for you and me, the last dance you want." Ed era una roba stratosferica. Io ero affascinato da questo disc jockey perché aveva un modo di parlare veramente particolare. Poi la timbrica della sua voce era unica e volevo sentire le sue trasmissioni, ma sentivo molto male. Insomma, te la faccio breve. Torno a casa, faccio diventare matto mio papà e decidiamo un giorno di andare sul tetto di casa, mettere questa antenna, portar giù un filo, collegarlo alla radiolina. E lì è cominciato il mio mondo, perché di notte, alle 2, alle 3 di notte, cominciavi a ricevere le radio pirata che trasmettevano nel Mare del Nord. Qui cominciavi a sentire i pezzi in anteprima di Rolling Stones, dei Beatles, vedi, The Monkees, The Zombies, The Turtles. Tutti questi sono i miei idoli di quando io ero ragazzino e sentivo le anteprime
che qui in Italia arrivavano dopo un anno. Wow, ci mettevano così tanto ad arrivare sì, qui. Sì. Beh, l'Italia è sempre stato un po' il fanalino. Ma anche coda. Perché in Inghilterra questi qua erano dei dischi pirati che stampavano apposta per vedere e davano agli speaker di queste radio. Loro erano i veri disc jockey di allora. Sì, sì. Che trasmettevano perché facevano dei test praticamente, esatto, per capire se questi dischi sarebbero potuti essere se tu ti immessi. Leggi se tu quando hai tempo leggi un po' la storia delle radio pirata inglesi, scopri un mondo, scopri il vero fulcro, il vero internet di allora, che ti permetteva di ascoltare dischi incredibili, ma tu non facevi un click e due minuti dopo ce l'avevi. Due mesi, sei mesi, un anno dopo ce l'avevi. Wow. Ed era una cosa meravigliosa. Quindi c'era un... Tu avevi trovato il modo per andare direttamente alla fonte. Cioè... Diciamo, per ascoltarlo. Poi per comprarlo era tutto un altro discorso, perché magari il disco non era ancora in commercio, dovevano passare 3-4 mesi prima che lo stampassero. 3-4 mesi sono comunque un buon tempo, piuttosto che attendere un anno intero che arrivasse sul mercato ufficiale. Quindi tu avevi i dischi di importazione, ti distinguevi alla radio e in discoteca? Non ancora in quel periodo. Poi okay, più tardi, diciamo che io avevo, mi segnavo, mi annotavo i titoli, per esempio mi ricorderò sempre quando sentii per la prima volta Child in Time dei Deep Purple e quell'altro gran pezzo che era Fireball dei Deep Purple. Uh-huh. E di notte, alle 3 di notte, avevo il volume di questa radio a manetta. Un giorno arrivò mio padre. Cioè, adesso in Veneto, lui lo diceva in Veneto, e sapete che nella lingua veneta ci sono tre parole, due esclamazioni e un altro apostrofo. E quindi io dovevo chiudere la radio, perché sennò il giorno dopo mi segava le gambe e non andavo più a scuola, perché io all'epoca andavo ancora a scuola. La scuola di giorno e di notte. Andavo a scuola al mattino, andavo poi in seguito per guadagnarmi i soldini, perché vedi, questo lavoro per me è stata una doppia lezione di vita. Sì. Era tutto un sacrificio, era tutto un dare valore a una cosa che tu amavi. Quindi se tu avevi valore per una cosa, non era che c'era tuo papà che passava e te la regalava. Vedi questo giradischi qua. Guardate, qui c'è un giradischi che è stato un po' il mio primo giradischi. E questo io l'ho sudato veramente, perché all'epoca costava nel 72-73. Io ho speso 350.000 lire per questo giradischi. Era una cifra pazzesca! Era una cifra pazzesca. Allora io cosa ho fatto? Perché lo volevo a tutti i costi. Perché vedi, queste cose qua poi ti spingono a crescere, certo, e a conquistarti, sì, le cose che vuoi. Wow, e non questi è che sono te li principi regala universali ed eterni, valgono per capisci? Chiunque abbia un sogno da realizzare. Allora io andavo nel pomeriggio, andavo a fare il bigliettaio nelle corriere. Cioè, ci sarebbe una storia da raccontare, talmente bella, talmente vera, talmente spontanea per raccontare quei periodi, e lì c'è stato tutto un altro mondo, questo ragazzino che faceva il bigliettaio in mezzo agli adulti, e quindi tu entri già da ragazzino, cioè io ero già più cresciuto di quello che dovevo, perché età. Esatto, perché frequentavo persone più adulte, frequentavo il mondo che già andava al lavoro, che andava a scuola, andava al lavoro, e ti confrontavi già con un altro mondo. L'obiettivo però era uno, prendersi i soldini per comprarsi il giradischi. Adesso io l'ho ritrovato questo grazie a due amici, l'ho ritrovato dopo 40 anni e un giorno in cui magari finirò la carriera sarò felice di aprire la carriera con questo giradischi e chiudere la carriera con questo. Vai, chiamiamola carriera, via. Mitico. Concludere questa parte di passione di vita. Mitico. Tu so che hai avuto anche un mentore, magari lui non lo sa, ma ti ha ispirato molto e ti ha dato molto, che è italiano. E che poi ha avuto come... in Italia, oltre a Radio Veronica in Olanda, una carriera anche molto prospera. Eh sì, parliamo di Federico, l'olandese volante. Certo. Federico, cazzo! Numero uno, che poi ho avuto la fortuna di vedere quando ero a Radio Marca. Quando eravamo a Radio Marca c'era lui e Riccardo di Radio Monte Carlo, all'epoca lavoravano a Radio Monte Carlo, hanno fatto una serie di cassette di trasmissioni che poi venivano distribuite nelle radio italiane, ed è una cosa meravigliosa. Ce l'ho ancora! Il primo network! Il primo network lì! Cioè,
È vero, perché Federico, io... se mi stai ascoltando, cazzo, per me sei stato il mio idolo, sei stato un grande in quel periodo. Io ascoltavo tutti i passaggi che diceva, come la facevano loro, come presentavano i dischi loro, che poi è quello che ciclicamente altri disc jockey hanno fatto con me, con altri, e viceversa, l'ho fatto anch'io, e altri dopo di me che poi seguiranno ad altri ancora. Il bello della vita, io l'ho sempre detto, è poter poi un giorno donare agli altri quello che la vita ha dato a te. E su questa frase